Arriva dall'Inghilterra e si chiama calcio camminato, in campo è vietato correre così da dare la possibilità a tutti di giocare a Barrali, il primo torneo dell'isola. Arriva dall'Inghilterra e si chiama calcio camminato, in campo è vietato correre così da dare la possibilità a tutti di giocare senza limiti d'età a Barrali, il primo torneo dell'isola. Alessandra D'Angiò. Chi ha detto che superati gli anta bisogna appendere le scarpe al chiodo? In epoca di slow food anche il calcio può farsi lento, o meglio, camminato. È il senso dell'inglese walking football, portato in Italia dalla WISP che a Barrali ha promosso il primo torneo isolano di questo sport dal passo singolare, una la regola fondamentale. Non si deve correre assolutamente. Se si corre, lì intervengo io con la punizione e niente, alla squadra avversaria. Ci dobbiamo divertire, passeggiare e salta fuori la tecnica. Sul calcio camminato la tecnica è fondamentale. Quella non manca. Ma appunto per quello. In campo 5 contro 5 più i portieri, tutti ultra cinquantenni tranne i fuori quota, come il sindaco o i giovani migranti coinvolti per l'occasione. Più facile o no? È un po' facile, ma a volte diciamo è difficile anche di camminare un po' veloce, quindi... Sì, si suda lo stesso, si suda, la pancia si fa sentire. La differenza in campo è minima, perché non potendo correre... Vietato correre sempre e comunque, e in caso di rigori si calcia alla signori senza rincorsa. Ma non si corre neanche quando si fa gol? No, niente. Neanche per risultati? Neanche per risultati, dopo risultiamo, se vinciamo. Chi pensa di aver appeso le scarpette al chiodo, magari? Cade il chiodo e rimettiamo le scarpette e ci rimettiamo a correre, a camminare veramente, non a correre.